C'è spazio per Fontana che prova il destro, la prima conclusione della serata a firma dell'ex Manara Mariano. Rossetti va via e poi il pallone in gol. Peluso che ha mancato l'impatto con la sfera, è arrivato come un falco D'Onofrio per il gol della Tabrianza che passa dunque in vantaggio. Bloccata per un attimo l'azione del Lissone che prosegue con Donadio, addirittura cerca il colpo aereo Colombo. Adesso Vacri, area di rigore, su di lui Gerosa. Vacri allo spazio, lucente, occhio all'intervento da parte della difesa della Tabrianza che si salva. Solo per un attimo però la botta con il destro da parte di Tremolada che chiama Santaniello, la prima parata difficile. Tutti negli spogliatoi dunque, dopo 4 di recupero, decide finora la rete di D'Onofrio. Alta Brianza 1, AC Lissone 0. Il numero di Vacri su Gerosa, ancora Vacri, la palla dentro con la chance per il Lissone, capitata a Sansonetti, la respinta di Santaniello. Occhio a Tremolada che con il destro impensierisce, anche se avrebbe voluto sicuramente fare di meglio Santaniello, alla fine la parata dell'ex Pontelambrese. Attenzione al tiro da parte di Gerosa dopo un controllo con il destro, il mancino, la parata di Ghislanzoni. Motta, Donadio, lucente in area, palla dentro per l'inserimento di Tremolada che manca il tappin vincente. Nenadovic, la battuta sicuramente forte, la conclusione lontanuccia però dalla porta di Ghislanzoni. Lucente sul traversone, sul secondo palo Liprino, Colombo che cicca con il sinistro, una buonissima opportunità questa per la formazione di Avella che adesso si vede fischiare anche fallo contro. Lucente, pallone per Vacri, area di rigore, numero di Vacri che alla fine proprio sul più bello spreca una ghiottissima occasione per il pareggio al 28esimo. Un giocatore della Tabrianza era a mio avviso Canevari che aveva cercato, infatti così, aveva cercato De Bellario, occhio al giallo per Rossetti e occhio soprattutto alla reazione da parte di Crimella. Eh sì, ammonizione per Crimella, attenzione perché è già stato ammonito al 31esimo del secondo tempo e dunque doppio giallo in 16 minuti, quasi un record. Buona la prima dunque per l'Alta Brianza, vittoria di misura sulla AC Lissone, la firma di D'Onofrio, il finale è Alta Brianza 1, AC Lissone 0. Sì, tanti rimpianti perché comunque potevamo concretizzare meglio quelle, le occasioni che abbiamo avuto. Però probabilmente abbiamo subito quel gol, siamo stati sempre in rincorsa e non siamo riusciti poi a trovare il pareggio. Loro sono una squadra molto quadrata, sono molto forte, stanno rispettando le aspettative che ci sono, quindi da favorite, e quindi
ci sta. Ma guarda, delle assenze io sono uno che non interessa niente, nel senso che chi gioca deve fare la stessa cosa di chi è assente. Gli alibi, con gli alibi non vedo nessuna parte, quindi per me proprio chi è assente non è neanche da tenere in considerazione, gioco sempre con chi è disponibile. Il cambio di Brunati invece non è un cambio tattico, ma ha preso una botta al costato e quindi era in affanno, non riusciva a respirare, e allora da lì ho dovuto cambiare qualcosa. Sì, Lucio, beh, lo conosciamo, è un gran giocatore, e su Nico invece, su Vacri, sono contento perché è un po' con l'aspetto, ci ho sempre creduto anche l'anno scorso, il problema è che manca un po' di continuità, e speriamo che la trovi in questo periodo qua. Mister, buona la prima. Sì, buona la prima, sono contento, anche se a tratti abbiamo sofferto, però primo tempo un 40 minuti fatti alla grande, li abbiamo messi lì, abbiamo fatto l'occasione del gol, abbiamo avuto anche l'occasione per raddoppiare, poi normale, avevamo una buona squadra davanti e contro, è normale poi soffrire un po', soprattutto all'inizio del secondo tempo abbiamo sofferto a metà campo, però poi piano piano ci siamo messi a posto, male che abbiamo cambiato anche modulo e l'abbiamo portata a casa, dai. Sono contento sotto questo aspetto qua. Sì, lo sapevamo, sapevamo che questa è una squadra importante che lotta anche lei per vincere il campionato e sapevamo che c'era da soffrire. Ho visto un Nenadović meno veneziano, gli hai detto qualcosa in particolare? No, Nena lo sa che deve giocarla un po' di più e più veloce, anche perché anche lui ha fatto queste categorie e ha sempre fatto bene. Sa che qua qualche scarpata gli arriva, quindi deve giocarla più in fretta. Poi mi deve dare ancora un po' più di qualità, però pian piano credo che anche lui arriverà al top. Sono fiducioso per questo. Matteo, un guizzo, insomma, si prosegue quello che si è fatto l'anno scorso, no? Un 1-0 importante per iniziare bene. Sì, era molto importante partire bene in questo nuovo campionato per noi. Giocavamo contro una squadra comunque molto forte, attrezzata, sapevamo che non era facile. Sono contento per il gol, ma ovviamente il primo pensiero va alla squadra. Era importante iniziare subito bene con i tre punti, quindi bene così, dai. Una squadra la vostra che tecnicamente non è promossa, ma leggendo la formazione non pare proprio. Ma diciamo che il DS ha operato alla grande sul mercato portando ulteriori giocatori di qualità, perché già comunque l'anno scorso in prima avevamo una buonissima squadra e sono arrivati comunque giocatori che possono farci fare la differenza anche in un campionato come quello di promozione, che è la prima volta per me, per quanto mi riguarda, ma anche per altri miei compagni, però secondo me possiamo giocarcela alla grande, dai. E possiamo sicuramente dire la nostra. L'obiettivo è far bene, questo è l'obiettivo.